Benvenuti alla 38esima parte di Tales of Banalia, perché sì, si pronuncia Tales. Ok, ho detto il nome sbagliato per 37 parti. Comunque, qua potete vedere che ci sono tutti i... What? Mamma? The fuck? Tare dei pe... Ah, era la vecchia taiga. Paiga. Beh, negli altari degli umani possiamo usare il cuore eroico. La relic cuore eroico sta reagendo in maniera insolita. E what the fuck? Ah no, non mette l'immagine di chi abbiamo sconfitto, mette un'immagine a caso. Ah, quindi serviva questo per dimostrare il mio valore, bene. Tranne qua. Penso che il padre del protagonista sia l'unico demone rimasto, quindi è il più forte. E... l'unico che possono rappresentare. Comunque, inizia la battaglia contro il boss più forte del gioco. Siete dei valorosi eroi. Siete i benvenuti. Se siamo i benvenuti, perché tenti di ucciderci in maniera così violenta? Ugo? Sei tu? Tu devi essere Valiant. Esatto. Questo è il mio nome. Sono il magnifico Valiant, millenario stregone dalle doti divine. Ho viaggiato in tutti gli universi esistenti in cerca di qualcuno alla mia altezza. Voi siete coloro che hanno dimostrato di essere gli esseri supremi di questo universo e ora misuratevi con me. Non avrai scampo. Sei un vampiro? Sconfiggete me e non solo avrete la pergamena dell'eternità, ma sarete i nuovi padroni dell'universo. Ah, interessante. Ed ecco qua Valiant, c'è un problema. Ok, davvero, il volume del gioco era bassissimo. Non so per quale motivo. Ed eccolo, Valiant, amico mio. Perché inizi da subito? Comunque, non è da solo, ci sono Apocalisse e Morte ad aiutarlo, che sono i suoi due amichetti. I nemici non hanno nulla. Beh, gli ruberò un po' di soldi. Il problema di questi tizi è che sono estremamente forti. E non solo, in pratica sono immortali, non potete ucciderli. Uno dei motivi, credo, per cui la prima volta che l'ho affrontato, diciamo, la battaglia è durata tantissimo, è stato perché non sei riuscito a rubare denaro. Ah, ok, quindi rubare con loro è inutile. Promemoria. Consiglio di curare praticamente ogni turno, tranne i primi due per rubare, ma ho appena scoperto che non serve a nulla, quindi voi non fatelo. Non rubate. Curate solo. E naturalmente curate con Pan, non con Cinemax, perché lui è inutile in questa situazione. Beh no, ora devo vedere se la sua magia funziona bene su di lui. Se non ricordo male... No, non ricordo, semplicemente. Ricordo che funzionava, ma non so se funzionava su di lui o su... Che è successo? Mi ha fatto saltare un turno? Il pane è morto. Oggetti, coda di fenice. Dove sei? Eccola. Cinemax, veloce! Devi curare... Oh... Iniziamo benissimo. Beh, fa niente, userò un... Ah, la di fenice. Adesso vai, protagonista. Non si muove più. Ok. Non so che è successo. Filtro della vita, eccolo. E così dovrebbe andare bene. Visto, può praticamente massacrarvi in pochissimo tempo. E due filtri della vita non bastano, eh? No, non difesa. Non ho fatto difesa, dai! Sta cosa che si blocca... è davvero fastidiosa, se devo essere sincero. Che si blocca l'immagine. Uno status esausto e recupera HP. Avevo una cosa molto forte. Dov'è? Dov'è? Perché ho tutto in basso? What the fuck?
L'ho usata contro il... No, non dirmi che l'ho usata contro il re dei demoni. Ok, sono un genio. Pan, devi riuscire a curare, forza! Non uccidere Pan, non uccidere Pan. No, ha ucciso Pan. Allora, intanto, filtro della vita. Al prossimo Cilemex dovrà usarne un altro. Se ci arriva al prossimo turno. Cilemex? Cavolo, se sei lento. Addirittura di più di quello che ricordavo. Filtro della vita. Oggetto. Filtro della vita. Perfetto. Si dovrebbe andare più o meno bene? Non ne ho la minima idea. Meno male che ho i fiocchi, altrimenti... è impossibile questa battaglia senza fiocchi. Non ho dubbi su questo, è impossibile. Se qualcuno riesce a farla senza fiocchi, è un dio, semplicemente. Getti. Anima di Fenice. E adesso dovrei curare al volo Cilemex. Mi raccomando. Ed usa Meteo appena ho resuscitato gli altri. Riproviamo. Dai, velocemente, protagonista. Velocemente. Non uccidere Pan, è l'unico che non devi. Ti odio. Penso che anche tu odi me se stai facendo questo. Oh, di nuovo Meteo. Non dovrebbe uccidere nessuno, perfetto. Solo che adesso l'unico che potrebbe curare decentemente continua a morire e non posso fare molto. Una mia sensazione, non stiamo arrivando da nessuna parte, signor boss. Non cliccare su difesa, non cliccare. Ti odio. Ok, non mi ha ucciso. Ho l'impressione che sta partendo davvero malissimo, malissimo questa battaglia. Non sono nemmeno sicuro se riuscirò a riprendermi a vincerla. Vai! Filtro della vita. Doppio filtro della vita. Ti è fregato. E finalmente sono riuscito a curarmi. Potrebbe smetterla, per favore? No, non ti permetterò di uccidere di nuovo Pan. Filtro della vita. Potrebbero finirmi i filtri della vita, eh? Proviamo, vediamo se funziona, non mi ricordo. No, non funziona. Pan, mi sa che dovrei usarne un altro di filtro della vita. Sì, di sicuro devi usarne un altro. Quanti danni mi fa? Addirittura di più di quanti ricordassi. Curo anche con Gerak per essere sicuro. Perché mi rappa? Perché tutti odiano Pan in una maniera assurda? È qualcosa di sconvolgente, non ha fatto nulla di male, dai. Ah, una cosa, la prima volta che ho affrontato questo boss, mi sono detto, il programmatore del gioco è... Parole che non posso ridire in un video, diciamo, perché ero convintissimo che avesse semplicemente creato un boss che non poteva morire, solo per spingere tutti a provare a sconfiggerlo e a morire ogni volta. Perché giuro, avevo 99 filtri della vita, un sacco di... oggetti di cura, 99 gran pozioni, code di fene, più o meno come ho adesso. E le ho finite, li ho finiti tutti. Tutti. Ero rimasto scioccato, giuro. Beh, questa volta sono un po' più esperto. Ah, c'è da dire che quella volta attaccavo anche i suoi scagnozzi. Perché pensavo avessero meno vita di lui e li potevo sconfiggere. No, credo che abbiano addirittura più vita. Sono praticamente lì, non potete ucciderli. A meno che magari vi dedicate completamente a loro, ma non ha molto senso. Cioè sì, possono dare fastidio, ma neanche tanto, dai. Fanno solo qualche attacco e gli status. Se non avete fiocchi,
Sì, credo convenga ucciderli, anche se non arriverete a ucciderli in tempo, ve lo posso assicurare. Vi ucciderà prima lui, se non usate un fiocco. Quanto credo che siano solo loro due a fare gli status, lui non ne fa. Lui si concentra sull'uccidervi in maniera violenta. Sto per finire il mana, eh? Sta cosa non mi piace molto. Beh, mi basta usare degli oggetti per far recuperare il mana a Jerak. Attivo, colpo basso. Ogni tanto un colpo con pan non fa male. Anzi, velocizzo il tutto. Vediamo, quanta vita hai? Vediamo se me lo ricordo. 60.000? Se non ricordo male, sì, ha 60.000. E Bahamut, il secondo boss con più vita, ne ha 36.000. Quindi lui ha 24.000 di vita in più di Bahamut. È assurdo. Ed è forte quanto nostro padre, forse un po' di più. Una cosa pazzesca. Beh, dai, è il boss finale. Boss finale no, è il boss più forte del gioco. È giusto che sia così forte. Usa una bevanda mistica. È andata via la luce, per fortuna registro dal computer. Perché altrimenti sarebbe partita la registrazione. Comunque questa parte sarà piuttosto lunga e il bello è che sarà una parte tutta battaglia. Quindi sarà, credo, la battaglia più lunga. Forse quella col boss finale è leggermente più lunga. Però quella col boss finale è più lunga perché, non posso dirvelo perché sarebbe spoiler, ma tutti i fan degli RPG potranno immaginare quello che succederà col boss finale. Perché è una cosa che succede praticamente nel 90% degli RPG. Filtro della vita, perfetto. Sto andando abbastanza bene. Sono sicuro che questa volta non consumerò tutti gli oggetti. Perché adesso lo sto sconfiggendo molto più velocemente. Uso un altro colpo basso, Pan. E poi c'è da dire che il fatto che ho il cappello che mi dimezza l'utilizzo di mana su Jerak è una manna dal cielo. In pratica mi permette di usare tutte le tecniche che voglio. Devo ricaricargli il mana solo un paio di volte. Ah sì, daglielo un altro colpo basso. Mi chiedo da cosa è stato preso questo boss. Perché, sicuramente l'avrete notato, ma i boss e i nemici di questo gioco sono quasi tutti presi da altri giochi. Non è una cosa negativa, cioè chi ha creato il gioco non aveva mezzi per creare niente di nuovo, credo. O forse qualcuno nuovo l'ha fatto, non lo so. Ma ai tempi non aveva, credo, i mezzi per farlo. Ora credo di sì, perché l'autore di questo gioco sta lavorando ad altri giochi, sempre RPG con RPG Maker, che voglio giocare a tutti i costi. Perché finora ho provato due suoi giochi, Fifth Era e questo. E anche la demo di Tales of Banalia 2. Sì, c'è Tales of Banalia 2. Non si chiama Tales of Banalia 2, si chiama Chronicles of Malvagion. Cioè, le cronache di Malvagion. Sarebbe la storia del fratello del protagonista. Sinceramente io pensavo fosse un prequel. Pensavo fosse come era arrivato a scoprire tutte le cose sul Cavaliere di Cristallo e cose del genere. Invece no, ho provato la demo, che è fighissima, è qualcosa di geniale quella demo. In più il gameplay è davvero qualcosa di bellissimo. Non vedo l'ora di giocare la versione completa. Che purtroppo ci metterà parecchio a uscire. In pratica, gli ho mandato un messaggio per chiedergli se aveva abbandonato il progetto o se ci stava lavorando. E mi ha detto che sta lavorando a un altro gioco. Però quando finisce quel gioco, che ora non mi ricordo come si chiama, Terria, qualcosa del genere, non mi ricordo. Ma ha un canale YouTube, quindi potete andare a controllarlo.
magari lo metto in descrizione, giusto per farvi vedere quale è questo gioco a cui sta lavorando. E appena finirà quel gioco ha detto che riprenderà Tales of Banalia 2, naturalmente, perché questo è finito. Io spero sinceramente che non ci metta tanto a finirlo, però si può capire. Creare un gioco da soli non è facile, soprattutto ci vuole molto tempo. Ok, un altro polline astrale. Ma sì, dai, un polline astrale. Così. Tanto non li userò per nessun altro questi oggetti. Forse per il boss finale. Il boss finale non è così forte. Devo dire che è abbastanza forte. È uno dei... No, non è propriamente un difetto. È una cosa che forse l'autore del gioco avrebbe dovuto prevedere. Cioè, il boss finale è troppo forte per quando potete affrontarlo. Nel senso, potete arrivare da lui tranquillamente, ma il dungeon è molto difficile per il livello a cui siete in quel momento. E il boss è un po' troppo forte, a meno che non siete esperti e riuscite a cavarvela in ogni caso. E diciamo, più che altro ha previsto che prima di andare dal boss finale fate almeno metà delle missioni secondarie. Il che non è propriamente una cosa negativa, anzi è positivo perché ti spinge a esplorare il gioco. Pan, non morire. Grazie. Che mi stavo distraendo e stavo per far morire Pan. Sarebbe stato problematico, devo dire. Ora, Cinemax, gli faccio usare un oggetto. Oh, meteo. Sì, devi usare subito un filtro della vita. Ultimate Slash. Ormai ho perso il conto di quanta vita io ho tolto. Sarò a... No, a metà no. Due terzi della battaglia, forse. Non ne ho la minima idea. Impera e Jerak attaccano praticamente sempre. Cilemax ogni tanto. Pan raramente, perché più che altro cura. Forse sono leggermente più avanti di due terzi. Non ne ho la minima idea. E posso far attaccare sia Pan che Cilemax in questo turno. Perché tanto hanno tutti quasi il massimo. Cilemax, sei davvero lento. Cioè, tu per caricare... Cilemax per caricare un terzo di barra ci ha messo lo stesso tempo che ci ha messo Jerak a caricarla tutta. Oh, no 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 no. Non si fa così. Cattivo boss. Non uccidere nessuno. Grazie. Un altro filtro della vita. Un altro. E ne ho già usati 39. Beh, poi dovrò ricorrere a altri oggetti. Spero di no, perché non voglio consumarli. I filtri della vita alla fin fine si possono comprare tranquillamente e non costano nemmeno tanto. Quindi non è un problema. Vai, attacca Cilemax. Sarebbe abbastanza epico se fosse Cilemax a finire questo boss. Ma dubito che succederà. È troppo debole e lento. Più probabile che sarà Impera o Jerak, visto che sono quelli che attaccano più spesso. E... Ma sì, dai, attacca. Oh, no, 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 no. Vuole del male, non su Pan, non su Pan. Ok, non l'ha usato su Pan, meno male. Non ho nemmeno visto su chi l'ha usato, ma non importa. Siamo già a 19 minuti di battaglia. Beh, il primo minuto non era di battaglia, ma 18 minuti di battaglia, quindi. Wow. Chissà quanto ti manca per morire, eh? Dovrò ridare mana a Jerak adesso. Ok. Magari con Pan. A meno che non... Filtro della vita, subito. Pan, usano un altro adesso. Tecniche... Fendente fulminio. Così. Oh no, altro meteo. A saperlo prima curavo. Non uccidere Pan, non uccidere Pan, non ucciderlo!
Non lo uccide? Curati! Perfetto. Ah, cioè, è vero. Un altro filtro della vita, assurdo. Non riesco a usare tecniche. Perché devo attaccare. Perché devo curarmi. Cavolo, sto dicendo. Non riesco a ridare mana a Jerak. Perché devo curare tutti. Ecco, questa è la frase giusta. Io non riesco mai a parlare quando devo parlare di getto. Sbaglio sempre, l'avete notato da tutti i video che ho fatto, ma vabbè. Ok, ricominciamo a picchiarlo. Ci vorrebbe un bel critico da 10.000, vero? No, ah, impossibile. Sul serio è impossibile, non si può fare. Però sarebbe stato bello. Ah, dannazione. Oh, però Cinemax ha fatto un critico. Non gli ho fatto quasi niente con un critico, ma vabbè. È il pensiero che conta. Chissà come sarebbe la battaglia senza, senza i fiocchi. Magari un giorno proverò a farla. Non so se ci farò un video, ma ne dubito seriamente. A meno che non me la chiedete voi, se... Naturalmente non vinco. Ve lo dico già da adesso. Se mi chiedete di fare il boss senza i fiocchi, io lo affronto, ma non vinco. Lo so già. Non ce la potrò mai fare. Però ci provo per farvi vedere. Per farvi vedere com'è. Oh? Sconfitto? In 20 minuti. L'ultima volta ci hanno messi 35-40. 40 minuti di battaglia boss, una cosa apocalittica. Ci ha scacciati fuori. Ah, siamo stati spediti fuori dalla stanza, ma siamo riusciti a sconfiggere il malvagio Vale. Perché malvagio? Ok. Hai sconfitto lo stregone temporale Valiath e hai finalmente ottenuto la formidabile pergamena dell'eternità. Con questa pergamena, il nostro eroe, Jerak, potrà imparare una nuova e potente tecnica da usare in combattimento. Beh, dato che hai sconfitto Valiath, probabilmente questa nuova tecnica non ti servirà molto, però divertila a usarla contro i nemici Scrausi. Eh già, in pratica, sconfiggendo Valiath ottenete la tecnica finale di Jerak. Che vediamo se posso vedere... Ah, devo usarlo per caso? Forse sì. Pergamena dell'eternità. Posso darla a chi voglio? No, la do a Jerak. Ma comunque credo che non me l'avrebbe fatta dare ad altri. E si chiama Blasting Antares. E perché costa 65 di mana? Voglio provare una cosa. Cappello alla moda. Mettiti l'elmo di drago. Holy shit! Pensavo non si fosse dimezzato, invece sì, si è dimezzato. Solo che costa un botto quella tecnica. Beh, ve la faccio vedere. Ha abbastanza mana, sì. Dai, mostro casuale. Vieni qui, vieni a me. Nessuno? Beh, intanto vado in nave, in barca. Che devo comunque usarla per tornare all'aeronave. E tra l'altro l'ho lasciata nel punto più lontano del mondo. Sono stato proprio furbo. What the fuck? Mentre registro migliaia di mostri, adesso che ne chiedo uno... Ok, grazie. Dei canigli. Fatemi da cavia. Visto? Devo dire che è una tecnica abbastanza utile. Non fa... più danni del fendente dell'ultimate slash, cioè ne fa di più ma non tantissimi in più, diciamo che facendo un confronto costo del mana e danno non ne vale molto la pena, a meno che non siete contro tanti nemici visto che colpisce tutti. Quindi questa era la 38esima e penultima parte di Tales of Banalia e ci vediamo con la prossima, in cui affronto il boss finale e concludo il gioco. Ciao a tutti!